Ciao a tutti! Questi sono 5 shock culturali americani che da ex studente italiana ho vissuto negli USA. Primo shock, la cena. Lo sapevate che la si cena alle 5:30-6? Eh già, e tenete conto che la scuola finisce alle 3. Tempo di fare uno sport e tornare a casa, devi cenare. Voi immaginatevi senza tovaglia, un cibo che fa un po' pietà. E per davvero, le persone si siedono e si alzano quando più gli pare. Nessuno ti aspetterà per fare delle chiacchiere di gentilezza o per un caffè. Non esiste antipasto, primo, secondo, contorno, dolce. No, un unico piatto, con tutto. Secondo punto, le bandiere americane sono letteralmente ovunque. Per strada, in casa, a scuola, nei supermercati. Una cosa è certa, non ti dimenticherai che stai vivendo un sogno negli Stati Uniti d'America. E la scuola invece com'è? Terzo punto, wow, sì, è davvero da film. C'è il cambio classe, il pass, la presenza di un poliziotto in divisa, la mensa scolastica, classi creative come ceramica e coro. E gli armadietti scolastici! Wow! Il team di football, cheerleader, la palestra stupenda! Shock più impegnativo sicuramente è il loro metodo di studio. Fate presente che gli studenti passano un sacco di tempo a scuola. Bisogna scegliere il proprio schedule, 7 materie che ti danno crediti e che farai ogni giorno per un semestre. Obiettivo, passare la classe per avere il credito. È davvero così facile rispetto alla scuola italiana? Tutto è basato sui compiti, che ricevono anch'essi piccoli voti. Essendo che i compagni di classe non si parlano poi così tanto, o perlomeno non c'è un gruppo di classe, specialmente su WhatsApp perché là usano tutti Snapchat, non ci si passa tutti i compiti, devi arrangiarti te. Ogni singolo giorno ci sono dei compiti. Sì, sono costanti, fin troppo. Anche perché sì, sono semplici, ma devi farli. Ricapitoliamo, lo scuolabus giallo-americano ti viene a prendere alle 7 del mattino a casa tua. Vai a scuola solo le 8, fai alcune materie, pranzi, finisci la tua giornata scolastica alle 3, fai uno sport come io, facevo pallavolo, ceni e poi quando hai tempo di fare questi compiti devi un po' ingegnare e non mollare perché alla fine ne vale la pena. Quarto shock culturale, i party. Well, noi europei dobbiamo veramente insegnare un po' di cose agli statunitensi. Prima cosa, il cibo. Seconda, i party. Là non ci sono dei veri e propri club, se capiti in un paesino piccolo come sono capitata io. Ci sono, sì, i balli scolastici, che sono 3. Homecoming, lo snowball e poi il prom. Però sono questi. Quindi sì, o hai degli amici che ti invitano a casa loro, oppure più tempo da passare in famiglia. Ultimo shock culturale, il pane. Quel morbido e soffice pane che magari i tuoi nonni ti portano a casa, fresco, che arriva dal panettiere. Beh, non immaginatevi tutto questo. Lì non esiste. No, preparatevi al pane da sandwich. Con sopra niente, con dentro qualcosa. Solo quello. Ciao, un bacione da Alice.